Operazione Grande Passo 2, arrestati 4 estorsori a Corleone che davano il pizzo anche ai piccoli commercianti e non più a chi prendeva appalti pubblici. È stato scarcerato Salvatore Pizzo, ex consigliere comunale di Terrasini, assolto con formula piena dall'accusa di aver favorito gli interessi mafiosi. Si stanno riorganizzando per tornare in piazza i forconi di Mariano Ferro. Questa sera a San Cipirello incontreranno i rappresentanti delle attività produttive. È stata celebrata in Chiesa Madre a Partinico la giornata del Padre Nostro. È stato condiviso e benedetto il pane. Buonasera e bentrovati a Studio TV7, oggi è martedì 27 gennaio. In apertura parliamo subito di questa operazione antimafia. I carabinieri della compagnia di Corleone hanno sviluppato una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla DDA di Palermo e condotta sui mandamenti mafiosi di Corleone, Misilmeri, Belmonte e Mezzagno, a seguito della quale questa mattina sono state arrestate 4 persone tra boss e gregari indagati per il reato di estorsione aggravata dall'essere stato commesso con il metodo mafioso. L'operazione antimafia dei carabinieri scaturisce da un'attività investigativa sviluppata in prosecuzione delle indagini che hanno recentemente colpito gli esponenti delle famiglie mafiose di Corleone e Palazzo Adriano. Operazione chiamata convenzionalmente Grande Passo, con la quale nel 2014 è stata disarticolata una struttura criminale fino ad allora difficilmente permeabile. Questa mattina sono finiti in manette Ciro Badami, detto Franco, appartenente alla famiglia mafiosa di Villafrati, già tratti in arresto nell'ambito dell'operazione Grande Mandamento nel 2005 per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Partecipava attivamente e costantemente alla materiale riscossione di somme di denaro, provento di estorsione. Francesco Paolo Scianni, uomo di fiducia e fiancheggiatore di Antonino Di Marco, già arrestato nell'ambito dell'operazione Grande Passo nel 2014, è utilizzato per mantenere i contatti per la riscossione delle estorsioni e come anello di congiunzione con la famiglia mafiosa di Villafrati. Mandato di arresto anche per Pietro Paolo Nasaracchia, già arrestato nell'operazione Grande Passo, attualmente detenuto capo della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano. Antonino Lobosco, appartenente alla famiglia mafiosa di Palazzo Adriano ed in contrapposizione con la famiglia dei Masaracchia. Nel corso delle investigazioni sono stati ricostruiti nuovi casi di estorsione e danni di imprenditori impegnati nel settore dell'edilizia e del commercio, sia nelle fasi dell'apertura che della gestione degli esercizi commerciali. Per la prima volta è stata constatata la preziosa collaborazione delle vittime che hanno offerto il loro contributo, abbandonando l'atteggiamento di reticenza che fino ad ora ha caratterizzato gli imprenditori e gli esercenti nel territorio di Corleone. Le indagini hanno messo in luce un singolare radicamento delle competenze ad esigere il pizzo. L'imprenditore o il commerciante è chiamato a versare le somme storte sia alle famiglie mafiose presenti nel proprio paese di origine, sia a quelle operative nelle aree dove l'attività economica si svolge. Un elemento di novità per il territorio di Corleone emerso in questa operazione è che, mentre con l'operazione Grande Passo è stato possibile documentare come le vittime privilegiate delle estorsioni fossero gli imprenditori impegnati nell'esecuzione di appalti pubblici, ora è stato appurato come il metodo estorsivo può essere applicato anche ai singoli esercizi commerciali o per l'esecuzione di lavori di edilizia privata. Quella che è emersa dalle indagini è la fotografia di una mafia che, nonostante le varie operazioni di polizia, riesce sempre a riorganizzare le proprie fila, individuando nuovi affiliati. Ancora una volta è stato accertato come uno dei principali canali di sostentamento della consorteria mafiosa è rappresentato dal provento delle estorsioni. Questa pressante azione estorsiva, peraltro, si è ripercorsa sullo sviluppo economico delle comunità dell'entroterra palermitano, tenuto conto che spesso gli imprenditori hanno dovuto rinunciare persino alla prosecuzione delle loro intraprese aziendali con la chiusura delle attività, soffocati dall'imposizione del pizzo. È un mezzo di secolo, non sono passato da Cipro a Corleone, ma che quale mensilmente, in 300 secondi. Confartigianato e dal Senato arrivano attestati di solidarietà a quegli imprenditori che con le denunce hanno favorito questa operazione antimafia. Il presidente di Confartigianato Palermo, Nunzio Reina, in merito all'operazione Grande Passo 2, evidenzia che denunciare è l'unica via di salvezza. Gli arresti effettuati oggi dai carabinieri confermano ancora una volta che gli imprenditori nella morsa del racket sono ancora tanti.
Per questo il plauso di Confartigianato, oltre che alle forze dell'ordine, va a coloro che decidono di non abbassare la testa, a chi riesce a superare la paura e denuncia, trasformandosi in un esempio da seguire per chi vuole salvare se stesso e la propria impresa. Anche Giuseppe Lumia, dal Senato a Roma, interviene sugli arresti di Corleone, scrivendo come finalmente anche a Corleone si è infranto il muro della paura e dell'omertà nella lotta al racket delle estorsioni, la ribellione degli operatori economici sta per liberare il territorio dall'oppressione mafiosa. Lumia, componente della Commissione parlamentare antimafia, sottolinea che si tratta di un'operazione molto importante perché a Corleone e nel circondario Cosa Nostra continua ad alimentare il proprio potere intorno alla rete mafiosa costruita dai Rina e dai Lobue. Il senatore Lumia sostiene che bisogna rilanciare l'azione di legalità e sviluppo realizzata in questi anni con la gestione dei beni confiscati che nel territorio ha prodotto esperienze e risultati straordinari. Bene, adesso dedichiamo spazio a nostri ospiti, perché avevo anticipato nell'anteprima, mi hanno contattato i Forconi perché stanno prendendo altre iniziative. Molti di voi si ricorderanno della protesta dei Forconi partita dalla Sicilia, i Forconi di Mariano Ferro, allora fecero molto rumore anche a livello nazionale, poi una protesta che lentamente è andata spegnendo. Ora Mariano Ferro insieme ad Aldo Lamilia sono qui nei nostri studi, vi ringrazio per aver scelto anche la nostra emittente per pubblicizzare l'iniziativa. Con Mariano Ferro ci eravamo sentiti in altre circostanze, in un'altra TV regionale, e rispetto ad allora Mariano non ti ho visto invecchiato, anche se sono passati 4 anni, ma ti ho visto subito un po' più scoraggiato rispetto a quelli che erano i tempi della protesta della nascita dei Forconi. Sbaglio? No, non sbagli. Il problema è che purtroppo c'è stata la prima fase, che era quella dell'entusiasmo su qualcosa, poi alla fine c'è l'adeguamento a come va l'economia, no? C'è questa rassegnazione, ognuno cerca di ripararsi per come meglio può. Io dico c'è il si salvi chi può, per la verità, perché veramente siamo al si salvi chi può. Oggi c'è dappertutto, non è che siamo da queste parti ed è differente da Catania o è differente, sì, da Napoli, è la stessa cosa. Quindi c'è l'avvento di questa economia cinese, perché sento che da queste parti probabilmente i cinesi comprano anche le cantine, ormai noi lavoreremo per i cinesi, probabilmente fra qualche anno saremo così. Io credo che, guarda, non lo so, perché a leggere ieri le dichiarazioni di Baccei, che è questo assessore all'economia, che non è nominato da noi, non è nominato dai siciliani o nemmeno nominato dai Forconi, è nominato da un signore che si chiama Graziano Del Rio, che in questo momento fa il sottosegretario alla presidenza, che più o nemmeno, come dire, Renzi, no? Si parla di Graziano Del Rio addirittura per uno dei nominati alla presidenza della Repubblica, quindi non è l'ultimo arrivato. Esatto, quello che vuoi dire. Il che vuol dire che praticamente questa economia siciliana era già commissariata da tempo, prima ai tempi di Luca Bianchi, oggi con Alessandro Baccei. Scusami Mariano, ricordiamo a chi ci ascolta da casa, ieri abbiamo detto, lo ripetiamo, cosa ha detto Baccei. Ha detto, esatto, questa Sicilia è davvero non ha più speranza dal punto di vista. La cosa grave è, dopo che abbiamo fatto questo mutuo almeno di 1.700.000.000 di euro, non ha speranze nemmeno così, perché questa Sicilia ormai è talmente messa male che probabilmente è pronta per essere svenduta a qualcuno. E io credo che queste attività di svendita a qualcuno già sono in atto, non è che sono già in essere. Noi saremo probabilmente gli operai, oppure saremo dipendenti di qualcuno che viene dall'estero. Non abbiamo saputo sfruttare la terra forse più ricca d'Europa, perché noi saremmo veramente la terra più ricca d'Europa. Abbiamo avuto il petrolio, abbiamo petrolio, abbiamo il sole, avremmo avuto il turismo, potevamo parlare di bellezze architettoniche a tutto il mondo. È inutile forse ripeterlo. Facciamo un passo indietro, perché da quella protesta, dalla prima protesta dei Forconi, che ha avuto tra l'altro nel popolo molta presa, perché dopo i primi giorni di lamentele perché c'è stato il blocco degli autotrasportatori, la benzina che non arrivava, poi insomma il popolo siciliano si è adeguato, ha capito quali erano i veri motivi e molti hanno partecipato, anche se non come tu avresti preteso. Però poi c'è stata l'elezione del presidente Crocetta, dal quale ci si aspettava la rivoluzione. Forse molti si sono illusi in Sicilia che Crocetta avrebbe potuto innescare quell'input per cambiare. Invece, guarda, diciamo che molti addossano a noi la colpa di questi mancati successi.
perché noi ci siamo fermati, perché poi da una parte c'è magari chi oggi ti spinge, magari ieri diceva il contrario, oggi ti spinge o ti spingerebbe o ti avrebbe spinto anche allora a parole probabilmente ad andare avanti in quella protesta. Però io dico, oggi invece c'è una situazione talmente drammatica che forse muoversi in questo momento, non so se è giusto o sbagliato, me lo chiedo, non ho una risposta, attenzione, perché quando un negoziante ti dice se ci fermiamo ora in questo momento probabilmente non abbiamo più nemmeno per quei due giorni l'incasso, probabilmente può essere quei due giorni mancati d'incasso che ti distrugge la vita, può anche darsi, io non lo so, ripeto, non ho una risposta, so soltanto una cosa, che questa politica che tu dici, quella del rivoluzionario di Crocetta, probabilmente è stata anche quella una delusione, perché poi alla fine stiamo vedendo un sistema che tutto sommato cammina come camminava prima, non è che quella rivoluzione grillina, io voglio dirlo perché riguarda quella rivoluzione grillina alla quale abbiamo creduto pure noi, io pensavo di avere veramente al Parlamento siciliano un riferimento anche di questi 14 deputati che oggi sono ancora là, purtroppo non c'è, perché alla fine io dico anche l'ultima a Roma, la notte dell'onestà, non serve ormai gridare e allontanarsi, non serve starne fuori, perché io dico probabilmente forse la ricetta per cambiare il paese, per cambiare le regole di questo paese, è entrare nel sistema e vedere come fare, e i grillini avrebbero avuto l'opportunità per dire oggi la loro col nome del, per esempio del Presidente della Repubblica, non c'è bisogno di litigare su chi deve fare i nomi, ce lo dice Renzi, lo diciamo noi, qui c'è bisogno di mettere sul tavolo delle proposte per dire cambiamo questo sistema. Non lo so, in verità qualche proposta di Grillini l'hanno fatta, però non hanno i numeri necessari per farsi ascoltare. Mi viene da dire, non lo so se la storia di questo paese sarebbe stata diversa se avesse detto Grillo a Bersani in quel tavolo, se vi ricordate tutti, in quel tavolo, non lo so se fosse stata diversa, una storia diversa quella dell'Italia, se avessimo detto sì, facciamo e discutiamo insieme, facciamo su questi insieme. Punti, se non facciamo questi punti certo. Magari andiamo a rivotare di nuovo. C'è stata una serie di nomine fatte da questo Presidente della Repubblica che si è dimesso qualche giorno fa, e queste nomine siamo ora dal 2011 a oggi, siamo a 3 anni, insomma abbiamo votato nel febbraio 2013, scusa. Nel 2013 stiamo facendo 2 anni, abbiamo fatto quasi, o almeno saranno già a febbraio 2015, 2 anni di governo senza aver scelto nessuno, senza aver votato un programma, non una persona, un programma. Certo. Eppure ci troviamo governati così e siamo al disastro. Figurati, non lo so, io voglio dire, ripeto, con quello che c'è bisognerebbe dire che siamo pronti per la rivoluzione. Siamo pronti per la rivoluzione. La Grecia oggi ci dice che Tsipras in stretta collaborazione con Renzi, eppure non penso che i greci abbiano votato Tsipras per vedere un altro Renzi al governo della Grecia. Mariano, scusami, ma chi ci ascolta a casa credo che può pensare in questo momento, sì, ma noi cosa possiamo fare per cambiare l'economia nazionale? Non sarebbe più opportuno invece guardarci in faccia noi siciliani e cominciare a partire dalla Sicilia e sfruttare questo statuto autonomo? Può essere una scelta. In apertura, giustamente, non abbiamo le campagne da sfruttare, abbiamo le bellezze culturali. Perché non noi siamo la terra più ricca d'Europa? Sfruttata nel peggiore dei modi. Il problema qual è? Possiamo chiuderci nel nostro territorio, nella nostra isola, e dire come fare, però? Non li abbiamo votati noi questi soggetti che sono al Parlamento siciliano. Noi non li abbiamo votati, noi eravamo in competizione con questi signori. Hanno votato Crocetta e noi abbiamo avuto Crocetta pensando che ci fosse la rivoluzione. Ci sarà la prossima, sarà un'alternativa di centrodestra? Non lo so, io voglio capire dove andremo a finire. So soltanto una cosa però, che tutto quello che è stata la storia di questa terra negli ultimi 10 anni, negli ultimi 15 anni, è andata una storia che è andata a morire, perché noi stiamo andando sempre indietro e c'è bisogno di una svolta. Se noi ancora continuiamo a non difendere le imprese siciliane da questa globalizzazione senza regole, perché noi ci stiamo difendendo dal Nord Africa, se parliamo di agricoltura, ci stiamo difendendo dall'economia cinese che sta comprando negozi, attività commerciali, artigianali e anche attività agricole, visto la cantina ora che cercano di comprare. I cinesi comprano perché qualcuno li autorizza a comprare. I cinesi comprano perché probabilmente, guarda, quando tu sei un soggetto debole, io parlo della nostra attività, quando tu hai l'attività, diciamo, che va male e quindi comincia ad essere un soggetto che puoi diventare preda di qualcuno, è chiaro che c'è lo sciacallo di turno che si avvicina, che è pronto a sbranarti,
E questa è la Sicilia, oggi c'è la Sicilia che è pronta ad essere sbranata perché qualcuno, l'economia globale che è ricca probabilmente in altri paesi, è pronta ad acquistarla. Noi stiamo facendo questo, lo Stato, la Regione non hanno mai difeso questa nostra economia. Se avessero difeso questa eccellenza siciliana, parlo di agricoltura, se avessero difeso questa eccellenza siciliana probabilmente Nord Africa con le regole, non dico che dobbiamo chiudere la Nord Africa, perché anche lì bisogna essere, diciamo, anche il Nord Africa deve vivere e deve progredire. Il problema è però che quando confondiamo tutto e facciamo questa concorrenza sleale che viene dalla Cina, che viene dal Nord Africa, che viene da tutti i paesi emergenti che ovviamente mordono all'Occidente, non solo alla Sicilia, mordono a tutto l'Occidente. Se Draghi decide di spartire, diciamo, fra virgolette, 60 miliardi al mese all'Europa, ci sarà un motivo, no? Non è solo l'Italia. L'Italia fra tutti è quella messa peggio. Ora dico, questa economia globale senza regole ha distrutto specialmente, in particolar modo, le economie più deboli, e noi siamo quella parte più debole dell'economia debole italiana. E allora, voi ci state riprovando, Aldo Lamelia, questa sera partita da San Cipirello nel territorio, almeno con un incontro tra quel che resta dei lavoratori, mi dicevi? No, un incontro quel che resta. Io vorrei dire, io sono stato un'azienda in cui avevo 12 operai fino al 2009. Oggi mi ritrovo a essere sempre un'azienda, una zerata di tutti il lavoro che manca purtroppo, e non riusciamo più a far ripartire questa macchina. Io invito tutti a partecipare, non solo i lavoratori ma anche gli operai e anche le donne, le cosiddette casalinghe, che secondo me sono quelli che lavorano anche di più. Ci stiamo riprovando. Stiamo ricominciando da zero, dico, svegliando le coscienze siciliane, tutto qua, l'economia siciliana. Noi ci riproviamo, siamo sempre in mezzo alle strade e chi ci punta il dito, noi ci abbiamo messo la faccia e continuiamo a metterci la faccia. Non c'è ancora un programma, Mariano, di iniziative? Cioè, per ora volete... No, intanto domani mattina siamo a Palermo con questa iniziativa della Carriola, perché io ho messo come se fosse un sigillo a questo DPF che ha scritto Baccei, perché proprio lo scrive lui, che è l'assessore all'economia della Sicilia, e noi lo confermiamo perché portiamo praticamente l'economia dentro una carriola, la demolizione dell'economia. Perché simbolicamente il resto di un'economia. Dopodiché stasera a San Cipirello vediamo di fare questa riunione, verranno forse sindaci, verranno le imprese, non lo so, parleremo stasera di quello che può essere una prospettiva. Non è domani che concludiamo, domani è solo un'iniziativa simbolica, così, che facciamo a Palermo, perché a questo governo vorremmo dire solo questo, attenzione, dal nostro piccolo e a bassa voce quasi: se non c'è una prospettiva per questa Sicilia, dimettetevi e quantomeno facciamo le elezioni, facciamo decidere di nuovo al popolo che cosa fare per questa terra. Non possono deciderlo né Mariano Ferro, né Aldo Lamelia, né Forconi, né Baccei. Io credo che c'è bisogno di chiedere al popolo che cosa vuole fare, per capire, con un programma, con una linea politica, con quello che può essere nei confronti dell'Europa, perché anche lì c'è bisogno di semplificare, di forse di andare oltre alle regole dell'Europa. Io credo che c'è bisogno che i siciliani scelgano e poi vedano quale può essere il risultato. Di sicuro, andando avanti così, con questa inerzia, io credo che non abbiamo un destino, abbiamo anzi già il destino segnato, non abbiamo una prospettiva, non possiamo avere un destino migliore. La malattia c'è, bisogna almeno reagire, provare a non morire. Uno shock, e lo shock, per quanto ci riguarda e per come la penso io personalmente, fra l'altro, perché qui o usciamo dalle regole dell'Europa, o veramente difendiamo in modo serio e difendiamo, diciamo, questa economia nostra, il Made in Italy, in questo caso il Made in Sicily, oppure noi siamo destinati a morire. Bene, io adesso non voglio giudicare se l'iniziativa di Forconi è positiva o negativa, però senz'altro loro stanno provando a fare qualcosa e per questo meritano assolutamente il nostro rispetto. Io mi auguro che chi ci segue da casa, chi proverà a seguire le loro iniziative, si renda conto di questo, che loro vogliono romperla questa inerzia. Probabilmente non sanno neppure cosa fare e come farlo, però vogliono provare a dire: io non voglio morire senza aver provato. Ci basterebbe che qualcuno dicesse che quel disegno di legge voto che ha votato l'Assemblea regionale siciliana qualche giorno fa, qualche settimana fa, che riguardava l'impignorabilità della prima casa e dei beni strumentali, già ci deve basterebbe che Baccei dicesse al governo nazionale: in Sicilia non si fanno più procedure per 2 anni, sospendiamo tutto, perché qui è chiaro che se queste difficoltà che riscontriamo nei territori si riferiscono poi, andiamo
andiamo indietro e vediamo quello che succede nei contenziosi con le banche, è chiaro che scattano i pignoramenti, certo. È chiaro che scattano le aste giudiziarie, ma possiamo dare al mattatoio sociale questa possibilità? Perché di mattatoio sociale si tratta, perché noi siamo poi vittime di questa macelleria. E allora, se possiamo fermarla questa, ci basterebbe già quello. Dopodiché ci basterebbe anche che la Sicilia dicesse, come ha detto il 16 gennaio 2013, non posso dimenticarlo, Crocetta a Caltanissetta, dove c'erano 1500 persone circa, Crocetta ha detto: dobbiamo difendere in qualche modo le imprese siciliane e il prodotto siciliano, massacrando chi vuole fare il furbo, nel senso chi vuole comprare all'estero e poi ci scrive che il prodotto siciliano, magari avendone un vantaggio da questo valore aggiunto che è il fatto che dici che è un prodotto siciliano, no? Massacriamoli, lo abbiamo detto, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie, non si è fatto nulla. Noi almeno purtroppo, basterebbero due punti: purtroppo Crocetta, fermare questa macelleria sociale e ripartire con la difesa del Made in Sicily. Purtroppo Crocetta non ha fatto nulla di quello che ha detto quando voleva i voti, e quindi è la principale delusione di quest'ultimo gli ultimi due anni siciliani. Grazie Mariano Ferro, grazie Aldo Amelia. È chiaro che la nostra emittente sarà assolutamente al vostro fianco per quanto possiamo fare, perché insomma aspettiamo tutti domani mattina a Palermo. Non c'è bisogno di grandi masse, di grandi folle, è un'operazione simbolica. Saranno un paio d'ore passate davanti alla presidenza a parlare con i cittadini, a parlare con voi, con la stampa, con la televisione, per lanciare questo messaggio. Siamo in un momento in cui c'è l'attenzione rivolta alla Presidenza della Repubblica, c'è l'allarme terrorismo. Io non voglio dimenticare che noi viviamo di economia, quindi su questo vogliamo puntare. Continueremo a parlare dei Falconi anche in altre giornate. Spostiamoci a Terrasini, dove è stato scarcerato l'ex consigliere Salvatore Pizzo, assolto dall'accusa di mafia. Salvatore Pizzo, ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Terrasini, è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa. La seconda sezione del Tribunale di Palermo ha scagionato Pizzo con formula piena. L'ex esponente del civico consesso terrasinese, imprenditore nel settore delle energie alternative, venne invischiato nel 2012 nell'operazione antimafia Mandamento, che svelò gli intrecci delle cosche del palermitano e del trapanese con a capo indiscusso capomafia latitante Matteo Messina Denaro. Salvatore Pizzo figurò tra gli arrestati, accusato di aver agevolato l'infiltrazione di Cosa Nostra nelle attività economiche delle province di Trapani, Agrigento e Palermo attraverso la sistematica acquisizione dei lavori per la realizzazione degli impianti di produzione delle energie rinnovabili, i cui proventi venivano in parte destinati alle esigenze di sostentamento del latitante castelvetranese. Sono state accolte le tesi degli avvocati di Pizzo, Claudio Gallina Montana e Vito Agosta. I due legali hanno smontato la tesi della procura, sostenendo che il loro assistito non ha mai avuto a che fare con esponenti della mafia, né tantomeno con il superlatitante Messina Denaro. Sino ad oggi Pizzo è rimasto in carcere, dopo l'assoluzione scarcerato proprio ieri. Pizzo è stato consigliere comunale di Terrasini, eletto in una delle liste che appoggiavano l'attuale sindaco in carica Massimo Cucinella, decaduto nella scorsa primavera dopo la sentenza del TAR che ha dato ragione a 7 candidati ricorrenti. Salvatore Pizzo era stato anche consigliere durante la precedente sindacatura di Mimmo Consiglio. Maria Grazia Falliti, la signora 46enne trovata agonizzante accanto al corpo senza vita di Giacomo Lacova a Gratteri, si è risvegliata dal coma ed ha raccontato ai carabinieri quello che è successo la notte di sabato nella casa di campagna dei nonni del ragazzo. L'autopsia fatta sul cadavere di Giacomo Lacova, vi ricordo, il ragazzo 23enne, diciamo che ha dato delle indicazioni, ma non ha fatto assolutamente totale chiarezza sulle cause del decesso. Potrebbe essere stato il braciere la causa della morte di Giacomo Lacova, il benzinaio di 23 anni trovato morto domenica mattina a Gratteri, in provincia di Palermo, nella casa di campagna del nonno, accanto alla sua amante agonizzante. Il braciere era uno dei metodi più diffusi in Sicilia per riscaldare gli ambienti, un recipiente di rame, di ferro o di ottone in cui si teneva la brace accesa. Potrebbe essere stato il monossido di carbonio ad emanare le esalazioni letali per il ragazzo mentre dormiva. L'autopsia eseguita sul cadavere di Giacomo Lacova non scioglie definitivamente i dubbi sul decesso del giovane. Da qualche indizio però concreto. Il professor Paolo Procaccianti, che ha eseguito l'esame autoptico, ha detto che potrebbero essere state le esalazioni del braciere, ma non ha dato la certezza assoluta. Intanto migliorano le condizioni di Maria Grazia Falliti, la signora di 46 anni trovata in fin di vita accanto alla vittima. Dopo il suo risveglio dal coma è stata interrogata per circa un'ora all'ospedale civico di Palermo. La donna,
che aveva una relazione sentimentale con la vittima, ha raccontato gli ultimi istanti del suo giovane amante. Ha detto di aver raggiunto sabato sera dopo le 21 Giacomo nella casa di campagna dove si vedevano di solito nei fine settimana. Quando hanno deciso di dormire hanno posizionato il braciere acceso davanti alla porta e poi si è risvegliata all'ospedale civico dove attualmente è ricoverata. Gli esami del sangue della donna hanno rilevato però solo una minima parte di traccia di monossido di carbonio. Bisognerà accertare se le cause della morte del ragazzo sono riconducibili alla stessa sostanza o ad un avvelenamento da cibo. Per questo saranno eseguiti sul cadavere del ragazzo degli esami tossicologici, i cui esiti si conosceranno solo tra qualche mese. Per il momento sul caso di Gratteri, che lascia ancora dubbi, non c'è nessun indagato. Spostiamoci a Balestrate e parliamo di politica, perché c'è stato un vertice di maggioranza dopo le dimissioni dell'assessore Bonavini e a quanto pare tutta la maggioranza adesso si è ricompattata attorno al sindaco Totò Milazzo. La coalizione che sostiene il sindaco di Balestrate è più compatta che mai anche dopo le dimissioni dell'assessore Salvatore Bonavini. Lo ha dichiarato il sindaco Totò Milazzo, che sostiene di aver espressamente chiesto lui a Bonavini di dimettersi dall'incarico ed essere riuscito a tenere unita la base elettorale che sin qui lo ha sostenuto. Al momento resta in organico alla maggioranza anche il consigliere Carella, fedelissimo di Bonavini. Lo stesso ha dichiarato che da qui a giugno si vedrà cosa può accadere e si è augurato che il sostituto di Bonavini sia un amministratore di pari valore. Il sindaco è riuscito anche a recuperare il consigliere Rosario Vitale, che si era allontanato per uno scollamento tra giunta e consiglieri di maggioranza. Lo stesso Vitale ha dichiarato che la maggioranza è stata ricompattata nella sua totalità. Drammatico, il gruppo si è ritrovato in sintonia per un rilancio della coalizione di governo. Il sostegno di Vitale va al sindaco e si riconsidera organico alla maggioranza in consiglio comunale. Annuncerà il suo rientro nel prossimo consiglio. Conferme che sono arrivate nel corso del vertice di maggioranza convocato dallo stesso Totò Milazzo proprio per discutere delle dimissioni di Bonavini. Il primo cittadino ha letto una relazione sul suo operato per questa prima metà del suo mandato e incassato il sostegno di tutti e 10 i consiglieri. Voti di compiacimento che confortano il sindaco sul fatto che è stato fatto sino ad oggi un buon lavoro sul solco del programma politico-amministrativo concordato nel 2012. Tutti sono stati d'accordo che la nomina del nuovo assessore avverrà nel prossimo mese di giugno, per il momento si va avanti così. Sui paventati screzi interni alla maggioranza il sindaco ha risposto che ha sempre saputo del sostegno della maggioranza e che il resto sono state soltanto chiacchiere da bar e nulla più. Crisi Amat, la Fit CISL sostiene che è a rischio il futuro dell'azienda, chiede l'intervento della regione che deve 60 milioni di euro. L'Amat attende dalla regione ancora 60 milioni di euro e se nel giro di pochi giorni non saranno quantomeno saldate due trimestralità dello scorso anno, circa 22 milioni di euro, l'azienda non potrà pagare gli stipendi. Il sindacato chiede dunque l'immediato pagamento di queste somme. A rischio c'è il futuro di 1.700 dipendenti e del servizio fondamentale per i cittadini, che rischia la paralisi. Ad affermarlo, intervenendo così sull'avvertenza Amat, sono Mimmo Perrone, segretario provinciale Fit CISL Palermo, e Salvatore Girgenti, segretario aziendale Fit CISL Amat. Evidenziano come l'azienda è in forte difficoltà, così come tutte le altre realtà del trasporto pubblico locale, e intanto la regione continua a tagliare le somme destinate al settore di un ulteriore 5%. 160 milioni di euro per tutta la Sicilia sono davvero pochi per garantire il servizio delle autolinee nei nostri territori. Il governo regionale deve intervenire. Fino ad ora ad anticipare ogni mese le somme all'Amat è stato il Comune di Palermo, ma servono subito nuove risorse. Al Comune la Fit CISL sollecita un incontro al sindaco, come già chiesto a dicembre, senza però ottenere risposte. Si attendono ancora il piano industriale ed il contratto di servizio. Per la sopravvivenza è indispensabile avere subito certezze sul futuro dell'Amat. E adesso spostiamoci a Partinico, dove molto presto per entrare alla cantina
borbonica, si dovrà pagare un biglietto, e un biglietto dovranno pagare anche coloro i quali vorranno usufruire per fini privati della cantina. L'amministrazione comunale di Partinico ha introdotto un preziario per fruire della cantina borbonica, bene monumentale, e figura anche la possibilità di banchetti e matrimonio, servizi fotografici da realizzare in cantina. Un preziario che entra in vigore attraverso una delibera di giunta. Ora sarà l'amministrazione comunale stessa a decidere il giorno della partenza vera e propria dell'introduzione delle tariffe. Le tariffe per il biglietto d'ingresso sono state approvate in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento per la gestione del bene. Esiste infatti un testo varato nel 2012, non senza strascichi polemici, che di fatto è rimasto lettera morta sino ad oggi e motivo di confronto anche aspro, tanto da essere nato un apposito comitato per valutare e modificare il testo. In realtà oggi quello che entra in vigore è sostanzialmente il piano che era stato predisposto e contestato nella scorsa legislatura. Nel frattempo però è calato il silenzio attorno alla cantina. Da quando sarà in vigore il tariffario per entrare alla cantina borbonica si pagherà anche l'aria che si respira. Il singolo cittadino dovrà corrispondere un biglietto di 6 euro, sconto del 30% per minorenni e per chi ha superato i 65 anni. Pagheranno la metà comitive superiori alle 25 unità. L'ingresso è gratuito per disabili, guide turistiche, scolaresche, consiglieri ed amministratori nell'esercizio delle loro funzioni e studenti universitari per studi connessi però alla cantina. Chi vorrà allestire mostre o altri eventi di carattere culturale dovrà pagare sino a 50 euro al giorno, il doppio invece per chi organizza convegni, conferenze o concorsi per eventi culturali e per servizi fotografici di nozze o altre cerimonie. Si sale a 150 euro per convegni o riunioni di carattere ricreativo. Il tetto massimo delle tariffe spetta a mostre e servizi fotografici a scopo commerciale e per rinfreschi di nozze. In questo caso si dovranno sborsare sino a 300 euro. La cantina borbonica è oggi sede del Museo Contadino e del Museo dei Pupi, ma la struttura non ha mai spiccato il volo per quelle che invece sono le sue reali potenzialità. Era stato annunciato che entro il 2013 doveva diventare sede dell'Enoteca regionale e che per la sua valorizzazione sarebbe sorta una fondazione, ma nulla di tutto questo si è mai concretizzato. Il bene monumentale è stato ristrutturato ed aperto nel 2008 grazie ad un finanziamento di 4 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea. Si tratta di un sito di notevole pregio storico, eretto per volere di Ferdinando I, re delle Due Sicilie, che ne fece centro di raccolta e vendita di vini, oli e liquori dell'azienda reale, prima di cadere nell'oblio e diventare addirittura luogo di summit di mafia. Poi il comune acquistò la struttura e da lì la cantina ricominciò una lenta rinascita. E adesso parliamo della protesta dei comuni siciliani e mobilitazione contro i tagli agli enti locali. Domani si spegneranno le luci in 390 comuni dell'isola. Luci spente in 390 comuni della Sicilia domani dalle 19 alle 19.05. Continua la protesta decisa dal Consiglio regionale dell'ANCI Sicilia contro i tagli da parte del governo nazionale e di quello regionale. Hanno spiegato Leluco Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale di ANCI Sicilia, che in relazione alle diverse realtà territoriali i sindaci potranno autorizzare lo spegnimento delle luci nei palazzi comunali, nella piazza antistante il municipio oppure in qualunque parte della città ritenuta rappresentativa. L'importante è che i cittadini comprendano le ragioni della mobilitazione nata con l'obiettivo di illustrare i motivi per cui i comuni non riescono ad assicurare i servizi essenziali. La protesta è stata pianificata anche alla luce delle recenti relazioni della Corte dei Conti, che in due diverse occasioni ha sottolineato la sproporzione dei tagli effettuati ai danni degli enti locali. La protesta voluta dall'Associazione dei Comuni Siciliani è partita lo scorso 21 gennaio. I sindaci siciliani, a scopo dimostrativo, hanno collocato a mezz'asta le bandiere della Regione Siciliana. Il prossimo 9 febbraio, invece, in tutti i comuni dell'isola saranno convocati consigli comunali aperti con la partecipazione di sindaci e giunte. A proposito di comuni, spostiamoci a Borgetto, dove ci sono delle dichiarazioni ufficiali di Pino Panettino, che è il portavoce dell'amministrazione comunale di Borgetto. Panettino interviene sulla protesta fatta anche col volantinaggio del gruppo di opposizione sull'esternalizzazione della riscossione delle tasse. Dice Panettino che l'affidamento ad una ditta esterna
della riscossione delle tasse è un fatto transitorio e limitato nel tempo, con l'obiettivo di recuperare una parte delle tasse che fino ad oggi sono sfuggite alla riscossione. Contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo consiliare, il Comune di Borgetto ottiene un risparmio dal semplice fatto che la riscossione sarà più puntuale, sostiene Panettino. E incuriosisce a Panettino come mai il gruppo consiliare di opposizione, di fronte all'atto di indirizzo dell'amministrazione di quasi un anno fa, precisamente l'11 marzo scorso, senza che abbiano mostrato particolare avversione, soltanto ora, a distanza di quasi un anno, il gruppo consiliare di opposizione contesta il provvedimento che dovrebbe portare più soldi nelle casse del Comune. Panettino conclude dicendo: pagare tutti significa pagare di meno, con la possibilità che al maggior numero di cittadini che contribuiscono il Comune abbasserà le tasse e migliorerà i servizi che offre alla cittadinanza. Ma fra queste tasse c'è anche il pagamento dei rifiuti. Credo, facendo una passeggiata per Borgetto, mi sembra di intuire che questa tassa non ha come corrispettivo un servizio, quindi perché pagarla, penso io, però io dico magari delle cose inesatte. Adesso chiudiamo con delle immagini che riguardano la celebrazione della giornata del Padre Nostro che si è svolto ieri pomeriggio alla Chiesa Madre di Partinico, una celebrazione che è stata estesa a tutte le parrocchie, ai gruppi, all'associazione, ai movimenti, con lo scopo di scopo della celebrazione era scoprire la paternità di Dio e la fraternità universale. Nel tema della giornata, la famiglia in cammino verso il Padre. All'inizio della celebrazione c'è stata l'intronizzazione del Vangelo e una famiglia ha portato all'altare un cero ed un bastone per indicare il cammino della vita guidati dalla luce della parola. La famiglia nel suo cammino di vita è chiamata ad affrontare le sfide della società odierna e a rispondere, sostenuta dalla forza e dalla luce del Padre, al progetto d'amore che Dio ha su di essa. Durante la celebrazione è stato proiettato un video sulla preghiera del Padre Nostro. A conclusione c'è stata la condivisione del pane, segno della provvidente paternità di Dio e della conseguente fraternità umana. A proposito, vi ricordo che questa sera ci sarà alle 21:15 la trasmissione Con tutto il cuore di Monsignor Salvatore Salvia. Naturalmente si parlerà anche di questa giornata che si è vissuta ieri in Chiesa Madre. Per oggi era l'ultima notizia, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi ricordo che oltre al TG ogni ora potrete seguire in alternativa al TG di lunga durata quello breve di 3 minuti che è il studio Flash. Grazie ancora e arrivederci.